Salve ragazzi, benvenuti, sono Luca Mariani. Oggi continuiamo con un nuovissimo gameplay di un nuovo gioco, Dries Nauth. Se sia corretto la pronuncia non lo so. Ecco, comunque un gioco di battaglie spaziali online. Noi dovremo controllare la nostra navicella spaziale, potenziarla, migliorarla e soprattutto fare queste, appunto, queste battaglie. Lo provo la prima volta con voi, ragazzi. Vediamo un attimo. To turn you into a fine captain who will fight to keep Simli Bay free. Let's see if you're worth my time. Ok ragazzi, immagino che dovremo iniziare scegliendo una navicella. Dreadnought, so adesso esattamente la pronuncia. Allora, benvenuti alla Sinley Bay, puoi chiamarmi Vix, la prima cosa da fare e non mi ha fatto leggere, quindi immagino male, quindi uomo. Alterazione della faccia. Bene, proviamo questo. Questo più bello. Chi è? Niente. No. Default Frontier Blue. Non è più bello. Ok, perfetto, accettiamo. Siamo su PlayStation 4, ragazzi. Se vuoi iniziare una nuova vita come parte del Bix Bunch, vorresti, perché vorresti, lo vorresti? Il capitano del sistema solare con le... Ok. The dirty work, il tuo sporco lavoro. Una buona opportunità per te, per comandare una battleship. Va bene. Vorresti iniziare il tutorial, diciamo proprio di sì. Buona scelta, muoviamoci, seguimi nell'hangar. Ok, 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 ok. Siamo, ripeto, su Dreadnought. Proviamo direttamente il tutorial qui con voi. Vediamo un attimo il gioco, sperando che non sia troppo complesso per quanto riguarda i comandi, le modalità di gioco, insomma. E ancora un open beta build, quindi non è il gioco definitivo, però dovrebbe già avere tutte le funzioni. Cos'è questa? La nostra navicella, non posso crederci. Questo catorcio. Let's get this shakedown underway. Take us out nice and slow. This is your show, Captain. But try not to scratch my ship. It's older than you. Non rovinare, non graffiare la nave è più vecchia di te. Ah ok, qui diamo... Possiamo saltare il tutorial in qualsiasi momento usando Option per accedere al menu. Ma adesso direi proprio di farlo, di vedere un attimo. Navighiamo fuori dall'hangar. Ok,
Cindley Bay is the only place you'll get to command a real battleship, you know, from the good old days, the great solar war. Target destination, quindi qua. Vedi tutto il traffico, questi sono i rifugiati e ribelli che vengono qui in cerca di libertà o risposte, la chiamano avventura e poi non sono riuscito a finire di leggere. Chi è sta roba? Ah ok, R, allora per scendere premere R1, per discendere L1, L1 discendiamo, R1 ascendiamo, cioè saliamo. Sweep up on the touchpad per amplify. Ah ok, ok. Ah no, ok, su dobbiamo. Qua che cos'è? Questo sarà lo scudo. E questo? Engines are offline, so the crew can run diagnostics. Make sure the energy systems are turned off, Captain. Ok. Ah, per ricaricare. Sweep down, ok. Sweep al di sotto. E quindi ragazzi, ok, necessitiamo di aspetta un secondo, il target dovrebbe arrivare in un momento, va bene, usa le tue armi primarie per distruggere il target, non avere paura ancora, e non riesco a finire di leggere. Allora R2 two shot per sparare, R la mira e per ricaricare la freccia su. Ok. Questo è per ricaricare. Allora, swipe a sinistra per e tocca il pad per ok. Sono impaziente, capitano. Ma cosa dobbiamo fare? Ah, ok, questo è più potente. Ah, questo. Ah, qui cambiamo. Ok. It's time to put on a real show. Let's test the ship's modules. Use them to fire at the targets. Let's test. Allora, and fire. Orca. Ossia, allora, aspetta, ship mobile. Oh, la madonna. Quindi da su. Non ho capito. Ah, sta ricaricando. Allora, il quadrato e il triangolo è il fuoco offensivo, il modulo di fuoco offensivo. Quando il modulo dell'icona ritorna verde, questo modello è sbloccato. Va bene. Ma take offensive modules offline. Let's run through our defensive systems.
Activate the anti-missile laser now. Unless you want to pay for the next paint job. Allora, l'anti... Allora, usa il hit of the fleece water arm and armor... Sistema di difesa. Questo è il nostro scudo. Ben fatto, tutti i sistemi sono verdi. Noi siamo, andiamo bene per andare. Allora, her integrity. Allora, la barra, la nostra barra a destra, a sinistra, scusate, indica il nostro lo stato di salute della, l'integrità della nostra nave spaziale. Quindi eliminiamo i nemici. Ok. Cerchiamo di sparare. Ok, sta caricando. Okay. Sparare. E ragazzi, proviamo. Ok. Ok. Noi siamo pronti per la, le cose vere. Va bene.
Quindi inizieremo verosimilmente la veritiera battaglia. Vediamo ragazzi, siamo su Dreadnought. Aspettiamo il caricamento. A dire la verità, un caricamento un po' lungo, però questo è quello che ci danno. Ok, siamo ritornati nel nostro hangar. Welcome back, Captain. Now you're ready for your first job. Let's see what you're made of, Captain. Il tutorial l'abbiamo. A lot of people hear the word average and think it means mediocre. But when it comes to the destroyer class, average means shut the hell up or I'll blow a hole in your hull. Her armor can soak up plenty of damage and enough firepower to dish it right back out again. Plus, she's got enough in the way of maneuverability to get you out of just about any tight spot. Ok, allora, ok, An artillery cruiser is basically a giant cannon with engines nailed to the back of it. She's il designed. cannone. There she is. Dreadnought class. She doesn't move too fast, but she's lined from bow to stern with heavy armor and filled to the Ok, gunwales non si with muove fire. molto velocemente, She doesn't move ma often. A dreadnought's size comunque. makes her a pretty easy target on the battlefield. Watch your positioning and always keep one eye on the smaller, faster ships, especially anything with long-range firepower. Fighter Dobbiamo. cruisers are light, mobile ships used to support for allies. On the rare occasion we actually have any allies. Attack cruiser's main weapon is a Oh directed ragazzi, non energy beam. so. It was reverse engineered from transhuman technology, so it can be used to either repair allies or fry enemies. Attack cruisers tend to get targeted first in battle. My advice? Stick close to the heavier ships and keep them sup. Va bene, quindi. Play training tutorial. Training tutorial training. Vediamo un attimo. Ancora training, ragazzi. Non sono riuscito a capire perché non ci porta nel campo da gioco. Dovrebbe essere contro gli altri giocatori. Un po' lento nel caricare. Ok, vediamo un po' cosa ci propongono. Allora,
Cerberus, non lo so. Non... Ah, possiamo cambiare. Ragazzi, non. Proviamo quella prima, non lo so. Io provo con Agosta. Però non lo so. Non le conosco. Ok, quindi. Decks to action stations. Incoming enemy ships. Run out the guns. Cosa dobbiamo fare? Allora, qui saliamo. Ma questi sono nostri amici? La grafica non è male, però vorrei anche capire. Captain, we've got a lock. Eccoli là i nostri nemici. Ok. Quest'altra. Io ho buttato altri missili. Aia. Ma quanti ce ne sono? Siamo morti? Che è successo? Sì, siamo morti. Sarai autorespawnato in 19 secondi. Io non l'ho. Allora, dunque, non ho ancora capito. Il triangolo torpedo salvo, quindi immagino siano missili torpedo. Poi il quadrato tempeste di missili, il tondo protetto. Ah sì, saranno gli autogun i. Però. Ma come sono morto? Non... Ragazzi, non riesco a capire. Proviamo un'altra ship. Cerberus. Ok, proviamo Cerberus. Allora, repair pod, beam amplifier, active. Ah, questo qui è quello per. Ok. Anzi, sinceramente non ho capito. Là sono.
Ma non spara questo? Negative. Auto repair still cycling. Full power to maneuvering thrusters. Activating primary weapons, Captain. Non ho veramente capito niente. Proviamo un'altra. Sei lenta però, ragazzi. Ok. Ora. Tiriamo fuori i missili. Anche le bombe al plasma. I missili. Che è successo? Oh madonna. Enemy warheads lock on our position. Match our heading. Shield activated. Vulture silos still reloading. Mannaggia ragazzi. Clearing broadside guns. Enemy vessel. Full power to maneuvering thrusters. Are locked, ready to launch. Full power to maneuvering thrusters. Proviamo questa. Activating primary weapons, Captain. Full power to maneuvering thrusters. Amplifying weapons, aye. Okay. Cloak activated. Cloak inoperable, Captain. Hi, Captain. All stop. Activating artillery. Cycling, Captain. Activate cloak, aye, Captain. Recharging cloak, Captain. Enemy missiles incoming, Captain. We just can't do it, boss. Aya. Lock on our position.
Non so ragazzi, non ho capito benissimo. Proviamo come ultima volta la nostra Agosta. Va bene ragazzi, io penso che per oggi possa passare qui, spero che abbiate apprezzato il video, magari continuiamo più avanti con Dreadnought. Se comunque avete apprezzato, vi invito a mettere un like e soprattutto ragazzi mi raccomando iscrivetevi al mio canale per seguire tutti i nuovi video. Vi saluto ragazzi con Dreadnought, con questo bellissimo panorama alle vostre spalle, e queste montagne innevate e ci vediamo alla prossima ragazzi.